Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi faccio il video dell'haul, mini haul di Shein. Proprio sono tre cosine proprio contate. Allora, mi è arrivato tutto in due pacchettini separati. Questo qui in realtà mi è arrivato poco fa, come vedete è piccolo, e poi l'altro pacchetto mi è arrivato qualche giorno fa, che ho aperto e ho usato perché mi serviva. Però ve lo lascio alla fine quello perché è il pezzo forte, diciamo. Ovviamente, come al solito, vi lascio tutti i vari codici per rintracciare appunto i prodotti. Se qualcosa è sold out, non ve lo metto perché comunque non so se verrà rifornito, oppure magari ve lo metto lo stesso e dateci un'occhiata voi, insomma. Quindi partiamo con questo qua. Primo prodotto, questo, che sarebbe il proteggi fotocamera per il mio telefono. Vi arriva dentro questo sacchettino ed è questo qua. L'ho preso in colore argento glitterato. Non ci fate caso alle unghie, ragazzi, le devo andare a rifare tra un po' e ormai le ho perse tutte. Andando avanti abbiamo quest'altro, che è sempre un proteggi fotocamera. Ne ho prese due perché uno da avere di scorta, diciamo. E lo, allora, di qua ho sbagliato colore perché il mio telefono è viola scuro. Io ho un iPhone 14 Pro Max e l'ho preso così, azzurrino. In realtà lo volevo prendere tipo o bianco o tipo rosa, però mi sono sbagliata. Sapete quando fate gli ordini presi dall'impeto? Ecco. Per cui me lo tengo lo stesso e quando magari l'altro si stacca o si rovina utilizzerò questo. Andando avanti, ah ok, questa cosa la volevo troppo. Diciamo che è più un haul fatto per il mio telefono, a parte una cosa. Allora, questo qui è il prodotto che ormai secondo me hanno tutti. Praticamente questo è un pulisci schermo del telefono, comunque pulisci telefono. Praticamente come funziona? Ah, tra l'altro mi è arrivato tipo rovinato. Che bello. Praticamente qui ah, ok. C'è dentro già il prodotto. Io questa cosa non la sapevo. Comunque questo è il prodottino che c'è all'interno e tra l'altro è anche ricaricabile. Ecco perché era bagnato, raga, perché praticamente tipo ha perso un po' di liquido. Comunque, questo poi una volta terminato si apre e si mette appunto il detergente con cui volete pulire. Praticamente questo va inserito qua, così. Si clicca sullo schermo del telefono, si clicca e poi con questa parte qua fatta di vellutino si va a pulire tutto lo schermo. Questa è una cosa veramente che volevo provare da un po'. Ultime due cose, ovvero questo che mi è arrivato mezzo aperto, è il pulisci AirPods, il pulino diciamo per le AirPods, fatto così. Allora, è fatto in questo modo per pulire diciamo la parte delle cuffiette, poi c'è questo per pulire appunto il resto e poi c'è questo qua per pulire l'interno delle cuffiette o anche il telefono volendo. Quindi questo l'ho preso nero perché mi pare c'era bianco o nero e io invece l'ho preso nero. In realtà, ragazzi, potevo prenderlo bianco, cioè le mie cuffiette sono bianche, però vabbè. Ultima roba, ultima cosa, un portachiavi di Hello Kitty. Allora, io sono diventata matta a cercarlo. Praticamente erano usciti in edicola e non li ho trovati. Sono usciti da Primark e non li ho trovati. Da Miniso non li ho trovati. Alla fine ho preso la Shein perché ho sia Kuromi che My Melody, mi mancava lei. Praticamente è identico a quello che avevo preso su AliExpress, sempre di My Melody, questa qui.
va attaccata in un posto che adesso vi faccio vedere. Allora, in questo caso vi faccio vedere l'ultimo prodotto che in realtà mi è arrivato per primo, ovvero per prima, ovvero questa. Allora, ragazzi, ho comprato questa borsa di Hello Kitty della Sanrio. Praticamente vi arriva addirittura con la dust bag, che adesso vi faccio vedere. Questa qui è la dust, che questo è il retro, ragazzi. Questa penso sia la marca. Ma guardate il davanti, cioè, ragazzi, ma che bodica fa? Guardate, Sanrio Characters, e ovviamente c'è scritto sotto Sanrio licenza, eccetera, eccetera. Quindi vi arriva con questa dust bag, e appunto questa è la borsa, questa qua. È di finta pelle liscia, quindi io spero vivamente che non mi si rovini. Ci ho attaccato tutti i fronzoli tipo Kuromi, My Melody, e ovviamente ci attaccherò anche Hello Kitty. Ma ragazzi, la cosa bella di questa borsa è che voi la potete portare così a spalla, ma anche potrebbe diventare anche uno zaino. E voi direte in che senso? Praticamente qua vedete che ha due tracolle, tipo. Voi tirate, ne tirate una, tirate l'altra, e diventa, ragazzi, uno zaino. Guardate, uno zaino. Ecco qua. Questa, ragazzi, costava la bellezza di, se non erro, 45 euro, una roba del genere, scontata, perché era l'ultima, poi ho scoperto dopo che era l'ultima. Scontata a 27, cioè io tutte queste cose le ho pagate sulle più o meno 30 euro tutto, e io ci ho fatto entrare dentro all'ordine di 30 euro questa borsa. Cioè, raga, è meravigliosa, è stupenda, la sto usando ormai da qualche giorno, è di una comodità estrema. Dentro ci entra il mondo, cioè veramente ci entra un sacco di roba, c'è la mia roba all'interno, però c'è molto spazio dentro. Allora, diciamo che le cerniere, la cerniera è un po' cheap, anche questa parte qui è un po' cheap, però ragazzi, cioè, nel senso, è finta pelle, è come se andasse dal cinese a comprarla. E, io spero che usandola, quindi utilizzandola, non mi si rovini, non mi si spelli, non mi si apra. Io spero vivamente di no, perché la amo, cioè la amo. Allora, io ho preso l'ultima. Io fino a qualche ora fa sono andata a vedere su Shein se l'avevano rifornita e non c'era. Io il codice ve lo metto lo stesso se lo trovo. Poi, ragazzi, vedete voi se la volete, la riforniscono, prendetela perché è veramente stupenda. Altrimenti vedete un po' se trovate qualche alternativa. Quindi, ragazzi, questo per questo video è tutto. Questo era il mio ordine. Poche robe ho preso. E spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao ciao, Tinky Winky. Ciao ciao! Ciao ciao, Dipsy.